iniziata all'insegna dell'allegria e dell'aggregazione. Manifestazione conclusiva venerdì pomeriggio all'ex palestra GIL dell'azione A Spasso nei Parchi del progetto ITIA, interventi di inclusione e lotta al disagio, promosso in collaborazione con l'ambito N31 del comune di Torre del Greco. Ai microfoni di TV City il dottor Renato Grimaldi, direttore e coordinatore del progetto, ha poi illustrato le azioni che verranno realizzate nei prossimi mesi. È la conclusione di una delle azioni previste nel progetto ITIA, l'intervento azione a Spasso nei Parchi. Abbiamo ritenuto necessario dover avere questo momento di convivialità per conoscere anche ovviamente sia i genitori e sia i ragazzi destinatari di questo intervento, per poter poi in questo modo poter programmare l'altra azione che rientrerà nell'anno 2021-2022, quindi partiremo a maggio 2022, in modo da poter armonizzare al meglio quelle che sono le esigenze dei soggetti individuati e selezionati dal comune a poter poi usufruire di questo servizio messo in campo dal progetto ITIA attraverso risorse del Fondo Sociale Europeo e l'intervento Regione Campania, di cui l'ambito territoriale N31 è partner. Quali saranno le attività delle altre azioni e chi i destinatari? Partiamo dai bambini 0-6 anni, 6-14 anni, portatori di handicap, quindi soggetti con disabilità. Abbiamo già concluso il percorso di formazione operatore sociosanitario rivolto invece a giovani diplomati fino ad un massimo di 35 anni, dove la settimana prossima partiranno nelle attività di stage, ed sicuramente a fine mese partiremo anche con i tirocini formativi, di cui 9 ragazzi normodotati svolgeranno questa attività presso strutture che hanno manifestato la loro disponibilità ad ospitarli, e altre 9 ragazze invece che hanno disabilità. Presenti alla serata anche i consiglieri comunali Antonio D'Ambrosio e Yolanda Mennella. È stata una bella esperienza, una bella azione, specialmente quella dedicata alla disabilità, nel portare a spasso nei parchi, come dice l'azione del progetto, disabili, per far godere a loro di qualche ora di svago, di leggerezza e aiutarli nel loro cammino quotidiano. L'amministrazione è sempre, ripeto, sempre attenta alle istanze dei cittadini, in particolare delle fasce deboli. Yolanda Mennella stasera qui alla palestra GIL, lei è la delegata alle pari opportunità del comune e si è spesa affinché questa struttura potesse nuovamente essere utilizzata per ore di svago e tempo libero per le famiglie e i ragazzi disabili. Abbiamo messo a disposizione la palestra GIL perché era per loro un punto di riferimento già in passato, e quindi abbiamo con il sindaco e con l'amministrazione tutta forzato affinché loro potessero continuare a stare qui, almeno per quest'anno, finché poi non verranno dati in affidamento per le scuole. Al momento incontriamoci al centro, è un titolo giusto, perché ci siamo incontrati qui con il consigliere, il dottor Grimaldi, che ha fatto tanto per questo progetto. E quindi siamo qui, ci godiamo i ragazzi, che vedo che sono veramente contenti, perché non vedevano l'ora che questo cominciasse a partire. Carmela Russo, in rappresentanza del Comitato Mamme Disabili, stasera siete qui di nuovo con i vostri ragazzi per questa serata all'insegna dell'allegria e dello svago. Finalmente, dopo tanto patire, comunque abbiamo avuto di nuovo la nostra palestra GIL, l'ex palestra GIL. Ringraziamo soprattutto il comune, la consigliera Yolanda Mennella. È importante avere un centro dove potervi incontrare, dove i ragazzi, certo, possono stare insieme. Noi diciamo sempre la stessa cosa: per noi è importante avere un punto di ritrovo, di ritrovarci qua tutti insieme.